Qual è la vibrazione a cui dovete arrivare per unirvi con la vostra fiamma gemella? Ora vi spiego questo perché noi siamo energia, emaniamo delle vibrazioni, quindi anche l'unione con la vostra fiamma gemella ha una vibrazione, ma prima sono Alessia, una coach spirituale, mi occupo di fiamme gemelle, letture dei registri akashici, energia, vibrazione e legge dell'attrazione. Allora, la vibrazione giusta per l'unione è la pace, la calma. L'unione con la fiamma gemella comprende il cuore, cioè i due cuori devono entrare in risonanza, ma prima dovete entrare voi in risonanza con il vostro cuore. Cosa c'è dentro il nostro cuore? Dentro il nostro cuore in realtà non ci sono tutte quelle emozioni fortissime che noi colleghiamo all'amore, ma che non sono l'amore della mente. Non sono tutto quello scombussolamento, tutto, non è il risentimento, non è la rabbia, niente di tutto questo. Quando voi arrivate nel cuore, c'è solo pace, silenzio, amore per l'appunto. Se volete continuare ad avere forti emozioni, questo vi terrà poi sempre lontani perché se lasciate che l'energia arrivi al massimo, la fiamma si deve poi allontanare per forza per riequilibrare questa energia. Quindi il punto è che voi dovete trovare l'energia del cuore, la vibrazione del cuore che è calma, in pace, e la vostra unione con la vostra fiamma la dovete vedere come la cosa più semplice e normale e tranquilla del mondo, perché è così, cioè siete voi, in realtà siete voi il vostro destino, il motivo per cui siete venuti su questa terra, dovrebbe essere la cosa più normale e più scontata, vissuta con totale tranquillità. Se ogni volta che vi mando un messaggio date di matto, non potrete mai stare insieme perché 24 ore su 24 sarebbe una cosa assolutamente intollerabile energeticamente. Invece, nella pace è solo lì che troverete la vostra fiamma gemella. Ora vi faccio questo paragone che vi farà capire perfettamente il senso di ciò che vi dico. Allora, la vostra fiamma gemella è il vostro specchio più profondo. Quindi, se ci pensate bene, dove potreste andare a specchiarvi voi? In un fiume. Benissimo. L'acqua che scorre in questo fiume è la vostra fiamma. Se voi vi specchiate o provate a specchiarvi in un fiume pieno di sassi, il fiume, l'acqua agitata, tutta mossa, sabbiosa, sporca, vi specchiate, vedrete un macello, vedete la vostra faccia tutta divisa, non vi vedrete proprio, ecco, lì non funziona, ve ne andrete, ma che è? Come faccio a guardarmi qua? Se invece le acque sono calme, pulite, limpide, completamente cristalline, ferme, voi vi specchiate e vi vedete in tutto il vostro splendore. È così che funziona con la fiamma. Potete specchiarvi nella vostra fiamma solo nella pace.